Carrie ricevette una telefonata e gli fu detto che aveva solo 10 minuti di vita. Una domanda: se a te rimanessero 10 minuti, che cosa faresti? Io seguirei Nathan FG nel frattempo. Si trovava alle Hawaii quando è successo. Lo chiamò il suo manager e gli disse che dei missili erano stati lanciati dalla Russia diretti verso le Hawaii. Jim Carrey e tutti gli altri sull'isola avevano ricevuto lo stesso messaggio di emergenza, avevano solo 10 minuti. La prima cosa che fece, provò a telefonare alla figlia, ma non rispondeva. Mamma mia, che nervi quando non rispondete alle telefonate, ma che cazzo ce l'avete a fare il telefono? Quando si rese conto che ormai gli rimanevano davvero pochi minuti, andò sulla spiaggia per guardare le onde e iniziò a meditare. Ed è lì che iniziò a pensare tra sé e sé: ho fatto una vita della Madonna. Ha cominciato a pensare a tutti i momenti più belli di tutta la sua carriera, che effettivamente doveva essere grato per ciò che aveva avuto. Iniziò a sorridere nonostante tutto. Poi si venne a scoprire che era un falso allarme. Durante un'intervista disse: quando tutto è perduto, tutto sarà ritrovato. Non che vuol dire, ma va bene così.